Io non conosco molti altri argomenti, Lora, tranquilla. Non è come dice Purnadas Zapotec Drake, che dice lascia stare, non possiamo competere con ciò che non è vero assolutamente. Potete competere come? Continua Lora. Lei e le sue sorelle andavano pazze per Ubaldo Lai. Ah, bellissimo. Che aveva una voce Vero. bellissima, è vero. Ma quando hanno scoperto che era brutto, carina questa, vedendolo in TV ci restavano malissimo, si erano innamorate. È carissima questa cosa. Ubaldo Lai era veramente un grande attore. Era. Gli interventi potete farli anche in mic, volevo Infatti dire, anch'io lo stavo anzi. dicendo. Ecco. A me piaceva tantissimo, dico la verità. Poi l'avevo visto in quello sceneggiato dove faceva il tenente Sheridan e mi ero proprio innamorato. Hola. Però non mi ricordo come si chiamava quello sceneggiato. A quei tempi facevano diversi sceneggiati gialli, non so se ve li ricordate, se tipo Lungo il fiume sull'acqua, dove Era anda. mica, allora Ubaldo Lai, se non sbaglio, e forse correggetemi, era commissario nella Donna di Quadri, giusto? Sì, era il tenente Sheridan. E faceva il tenente Sheridan. Ecco, benissimo. Ed Tenente, è non il commissario, meglio. tenente, bravissimo. Ecco Laura. Per esempio, non amo molto gli attori teatrali quando leggono. Sarà perché ho un'amica attrice che quando si mette a leggere mi fa innervosire perché enfatizzano troppo, troppo. Sì, è vero, Invece, infatti, i doppiatori infaticato. sono molto più bravi, secondo me. Certo, sono assolutamente d'accordo con Laura. Sì, perché quelli leggono con la dizione molto corretta, Sì, ecco. Diventano reggiano insopportabili. praticamente. Perché poi si perde il senso del contenuto, poi del testo. È No, ma mi vero, avete io ho fatto. trovato la lettura di appunto dell'Elogio alla follia invece molto molto bella, vedrete, cioè sentirete più che altro che vedrete, no, non la vedrete, la sentirete. Devo dire che una delle cose che mi piaceva di più quando ero ragazza della radio erano anche questi grandi, per esempio, appuntamenti radiofonici della domenica, no? Dove c'erano dei grandi contenitori con musica, proprio dei veri e propri show. Ma anche tante volte anche letture teatrali, poetiche. Ho trovato per esempio attualmente Radio 24, che è la radio ufficiale della Confindustria, che però per esempio la domenica mattina ha degli appuntamenti culturali molto molto interessanti. Tra le 9 del mattino, dalle 9 alle 11 circa, c'è Barbara Alberti per esempio che presenta libri, presenta autori poco conosciuti. Devo dire che quando sento queste trasmissioni radiofoniche mi appassiono molto. Però tornando a noi, quindi queste audioletture abbiamo detto saranno... Che appuntamenti avranno? Ci sono altri Domenica orari? sera e lunedì. Aspettate Domenica che vi sera e cerco lunedì. il calendario se il mio inventario decide di collaborare, perché non è detto oggi. Cliccando sul libro di Italo Svevo lì alla mia destra, ricevete il calendario, se volete. E comunque iniziamo domenica 6 e lunedì 7. Posso Sui primi aggiungere due. una cosa? Posso aggiungere una cosa? Certo. Che non Anche ho tre. capito, cioè è una domanda ma forse è un chiarimento. In sostanza per leggere tutta la coscienza di Zeno ci vorranno due o tre incontri, immagino. Sono di più di due o tre Sono e di più. abbiamo stabilito al massimo la durata è 60 minuti perché E altrimenti... quindi quanti Sì. incontri saranno, per esempio? Allora, No, o non avete guarda. ancora fatto Sì, No, calcolo. certo, abbiamo Calendario già. può
racconto e tutto, perché appunto gli incontri sono non pochi. Vi dico esattamente 7, adesso. 8, 9, 10, 11, 12 serate. 12 serate. 12. 6 settimane. Ecco. Esatto. Se ho capito bene, sono abbastanza ravvicinati, perché altrimenti uno perde un po' esatto. Il filo del e facciamo almeno due ravvicinate, quindi esatto. Piccole trame. Poi, cioè. Allora, io sto passando ai presenti il calendario, spero di prendervi tutti, non è detto. Perfetto. Sì, se riesco a passarlo a tutti quanti. No, andiamo, infatti. Ecco, come orario io do le 22, poi seguiranno i notice e li vedrete. Sì, comunque sul gruppo di 22 e 15 al massimo noi partiamo, perché bisogna essere abbastanza puntuali, non posso ripetere per gli altri. Essendo in streaming è vero che quando uno apre lo streaming a volte parte da zero. Però la serata si dilunga molto e poi la domenica e poi lunedì si va a lavorare, il martedì si va a lavorare, quindi abbiamo fatto una scelta ecologica abbastanza presto, verso le 20, alle 22 circa. La serata che durerà di più sono due serate, poi alla fine, verso la fine esattamente dura un'ora e 30 minuti per finire il capitolo. Della fine del capitolo. Sì, anche se io capisco che da un lato c'è la necessità di non fare troppo, di non allungare troppo, perché per tenere la lettura contenuta, dall'altro lato io mi conosco, per esempio stare un'ora di seguito ad ascoltare un audiolibro non so se reggo personalmente, perché dopo 20 minuti la mia soglia di attenzione incomincia a calare, e perché lo so. Riesco a seguire se ho il testo davanti, se no mi diventa difficile. Però è interessante intanto fare l'esperimento e vedere come va, poi se ci si rende conto che è troppo intensa, troppo pesante, poi ognuno si regola, insomma. abbiamo rispettato i capitoli, alcuni li abbiamo addirittura sì. Raggruppati in modo che abbiamo dato una sequenza ragionata delle date. Non era possibile proprio questo di 20 minuti in 20 minuti. Certo. Perché poi si interrompe magari un discorso, una... Esatto, è proprio per il capitolo. Vabbè, ma come d'altronde bisogna pur fare delle scelte a monte, è inutile stare lì, cioè bisogna proprio farlo. È una cosa sperimentale, cioè, uno normalmente certo. Può fare, c'è l'audiolibro, se lo attiva in macchina durante i lunghi percorsi, lo sente a casa, per esempio mentre sta facendo determinate cose, si sta rilassando. Ma decide o stabilisce da solo la durata, il tempo di ascolto in base agli impegni che ha, la voglia di ascoltare, se fossimo alla radio stessimo appuntamento. Sì, sì, quindi dico, sarà interessante vedere come va a finire. Normalmente alla radio questi tipi di esperienze quanto tempo durano? Avete mai fatto una... Anche un anno. No, la quantità di puntate. La singola puntata. Generalmente 60 minuti, mi ricordo un'ora e mezza al massimo, non di più. Non di più anche lì. Poi c'erano situazioni in cui avevano, siccome erano recitati e letti in diretta, avevano degli spazi determinati, quindi potevano essere 20 minuti, poteva essere la mezz'ora, potevano essere 40 minuti, ma perché erano anche letti in diretta all'epoca. Sì, erano dei seriali. Su queste cose non sono preparato, sui tempi che avevano... Infatti lo chiede a me, perché io ho vissuto sotto la radio, no? Esatto. va bene, sono la solita Robby Ball. No, ma cosa buona e giusta.
affrontiamo un romanzo, magari un domani, boh, delle ricerche scientifiche, sui neutrini, o piuttosto che, perché no, la Bibbia. Su quella c'è già la Gemini che ha un'idea. Tra l'altro la Bibbia è tuttora il libro più letto dell'universo, e forse Bibbia. Anche uno dei più belli, nonostante sia agnostica e anticlericale. Ma guarda, non vuol dire. Ma non adesso. Lo diciamo. Tra l'altro la Bibbia è la base di almeno 3 grandi religioni del mondo, quindi io non la escluderei, la Bibbia. Ma trasmessa in streaming in Second Life è un po' complicatuccia, però ci si può lavorare, tutte nasce da un'idea. Guarda, io avevo un progetto, non è tutta leggibile di fatto, no. la Bibbia, ci sono pezzi, ci sono interi capitoli che sono elenchi lunghissimi, per esempio, di numeri, di date, di dinastie, di nomi. Bisognerebbe fare poi avere la possibilità di scegliere, per esempio sarebbe bellissimo leggere il Cantico dei Cantici. Sarebbe bellissimo anche portare, che è una mia idea, però è lunghissimo, il Decamerone, io volevo portare il Decamerone. Però vedi, il Decamerone col fatto che ha dei episodi, di fatto si potrebbe. Lo puoi interrompere, lo puoi riprendere dopo un po' di tempo, insomma. Esatto, si potrebbe, guarda che ce l'ho. Non è come un romanzo. No, io l'avevo già iniziato a scomporre, a portare qualche file in MP3. E portarlo tutto è un po', veramente un po' tanto lungo. Dobbiamo stare in Second Life per i prossimi 15 anni circa. No, però qualche episodio si potrebbe portare, fare una scelta però di quelle sopraffine. Posso lanciare anche un'altra idea, per esempio. Invece che leggere tutto il libro, leggere magari un capitolo pregnante, che diventa anche uno stimolo a leggere il resto del capitolo. Gli incipit, per esempio, ci sono degli incipit bellissimi nella storia della letteratura, e letto l'incipit è matematico fino a leggere il resto. Questo potrebbe essere uno stimolo alla lettura, no? Sì, assolutamente sì. Poi gli sviluppi di questa iniziativa Pagine da Ascoltare possono essere veramente molteplici. C'è anche un po' di questione di tempo per organizzarli, se ne fa facile, però io una volta avevo tentato quando eravamo insieme. Certo. Scusa Gio. Sì. No, prego, prima Gio, poi prima Gio, scusa. Dicevo che avevo tentato, quando ancora eravamo a Siena, quindi giovanissimi in Second Life, io giovanissimo, che diceva già da un annetto, di portare La Vita Nova di Dante, letta da 12 lettori diversi, con varie parti suddivise. Ma ad esempio trovare un'opera così, in audiolibro, e scomporla, perché si può scomporre La Vita Nova. Io preferisco La Vita Nova alla Divina Commedia, non solo perché è più corta, ma perché secondo me è un'opera molto intensa. Come dall'idea di Maya, si può recitare del libro. Non sarebbe male come idea, ci penso, grazie Maya. Prego, Rocco. Forse avrei dovuto darla a Rocco. Stavo pensando, sentendo queste considerazioni, che c'è una letteratura su cui si basa un po' tutta, a volte succede, su cui si basa, diciamo, un po' tutta la nostra cultura occidentale. A partire compreso da letteratura scientifica,
sono i dialoghi di Platone, per esempio, per fare un esempio. Allora, io non dico il teteto, che è incomprensibile per chi non sia uno specialista della materia, però per esempio relazioni d'amore emotive potrebbe essere interessante, anche perché è una lettura piuttosto amena, posso dirlo tranquillamente. E poi ho un altro libro che amo molto, che è un libro di dialoghi di Paul Feyerabend, che si chiama Dialoghi sulla conoscenza, che prende proprio il modello platonico e lo porta, diciamo, nell'età contemporanea, per fare dei discorsi sulla filosofia della scienza in maniera molto accessibile, molto, molto anche divertente e spiritosa. E quindi secondo me la forma dialogica, adesso io ho fatto degli esempi casuali che ho qui davanti agli occhi, però trovo che potrebbe essere un'altra cosa da prendere in considerazione. In verità ci pensavo da molto tempo. Io vorrei a Hugo, ho detto, che per piacere mi scrivete sti appunti, che io me li tengo poi nel proseguire degli anni. E a me farebbe piacere avere molti titoli da ricercare. Ad esempio, io un altro pallino mio è portare le fiabe di Esopo, chiamato come volete, io lo chiamo Esopo perché mi piace di più, se voi lo chiamate Esopo, fa niente, mi piacerebbe moltissimo. Non sono tanto per bambini. No, assolutamente, le favole di Esopo sono, hanno tutta una morale, magari potrebbe essere input per discussioni. Buonasera, Tata. Buonasera. Ciao, buonasera, buona serata. Ciao Tata, grazie per essere stata con noi. Mi sembra che stiamo facendo un po' di ordinazione. Giusto, stai prendendo nota, non vedo la pergamena. Sì, dunque, no, come dice ti tiro fuori un attimo. Oh, questa mi piace da fare. Per quanto riguarda la Bibbia, direi che al di là del Cantico dei Cantici, per gli appassionati di Platoon, Full Metal Jacket e compagnia bella, insomma c'è come ammazzamenti, vabbè, omicidi, sangue, torture, direi che è un libro che non è secondo a nessuno. Come bene assoluto, direi proprio che ci azzecca molto con il bene che abbiamo, che stiamo portando adesso nel mondo, esportando la nostra democrazia. Scusate, quindi un accento polemico, questo mi piace. Ok. Io direi che intanto vi ringrazio per essere stati con noi pazientemente anche alla presentazione di questo nuovo esperimento in Second Life. Speriamo di avervi come ascoltatori. Sì, è vero. Amore carnale, no, è vero. Infatti è un inno all'amore carnale. Sì, una fanciulla bella e terribile come un esercito schierato a battaglia. Okay. Amore. Che mi fa pensare al film di Woody Allen, Amore e guerra, che credo sia da non consigliare a chi ha dei problemi. Tutti. Scusate, ma di Woody Allen, il famoso tutto ciò che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma secondo me anche domani. Prego, prendetelo e proiettatelo qua, facciamo un drive-in, me lo voglio rivedere, è bellissimo. Oh, Issa! Esatto, sulle tettone. Quelle che schizzavano gli altri, uccidevano le coppiette dei bisanzari. Mamma mia. Che poi le hanno catturate e le hanno portate in uno stanotrofio. Devo prendere appunti anche qua, sì. Prenditi anche appunti.